Benvenuti! Qualche giorno fa è stata lanciata la nuova GoPro Hero 8 e io sono già riuscito a provarla. In questo video vi dico che cosa ne penso. Finalmente GoPro ha fatto qualcosa di interessante? Qualcosa sì! Innanzitutto voglio ringraziare lo sponsor di questo video, Yakidale, che mi ha prestato la sua GoPro Hero 8 per poterla testare. Ora, parliamo un secondo di GoPro. Negli ultimi anni hanno tirato fuori sempre la stessa camera, tutto abbastanza noioso quello che usciva dalle mani di GoPro, perché era tutto abbastanza uguale, nessuna innovazione. E anche quest'anno non siamo tanto diversi. Ci sono alcuni però punti molto interessanti, ovvero non c'è più un case intorno, ma hanno trovato un mini escamotage, ovvero muovi questi due piruli qua sotto che vanno a formare l'attacco GoPro classico. Ci attacchi gli accessori in questo modo e non devi più portarti un case in più in giro, che andava sempre a rovinare l'audio, perché un case intorno che copre anche un pochino i microfoni in parte va a rovinare comunque la qualità dell'audio. Per cui ottimo, ottimo, ottimo. Si poteva magari pensare un po' prima, ma abbiamo il classico vano laterale con USB-C e entrata per la micro SD e la batteria ovviamente. Sopra il tasto per far partire e stoppare la registrazione, a lato troviamo il tasto modalità per le varie impostazioni, per scorrere i menu eccetera. Due schermi, uno sul retro classico e uno frontale, che però non è uno schermetto come sull'Osmo Action che ti permette di vedere quello che stai facendo eccetera, ma è un classico schermo per le impostazioni varie che GoPro ti fa vedere mentre stai registrando, per controllare che tu stia registrando al giusto frame rate, alla giusta, insomma, che tutto sia a posto. Che in realtà non è male come cosa, nel senso che puoi sempre controllare cosa sta succedendo a livello proprio tecnico. A me non dispiace questo schermetto. E ora voi direte: ok Efrem, cos'ha di nuovo questa GoPro? Ok, va bene, i due piruli sotto, va bene, fico, ma cosa cambia? Hanno migliorato la stabilizzazione HyperSmooth 2.0, hanno migliorato i timelapse e time warp, hanno questa funzione timelapse anche notturna, quindi credo, da quanto ho capito, faccia delle lunghe esposizioni e metta tutto insieme durante la notte per fare appunto dei timelapse notturni di qualità. Hanno migliorato l'HDR ovviamente, quindi le foto saranno migliori. Se lo attivate si può registrare in slow motion fino a 8x, e insieme alla GoPro Hero 8 hanno anche lanciato la GoPro Hero Max, che è sostanzialmente la GoPro 360, molto molto interessante. Una di quelle mi piacerebbe averla sempre con me. Io ho ancora la mia vecchia Garmin, in effetti la uso ben poco, quindi probabilmente anche quella non sarebbe così utilizzabile. Però le camere a 360 gradi, come vi dicevo anni fa sul canale, se mi seguite un po' lo sapete, sono molto interessanti per creare effetti particolari in video e non per guardare un video proprio in 360 gradi muovendoti, perché ti viene la nausea. Comunque, tornando alla Hero 8, che è quello che mi interessa, la parte interessante non è tanto la camera, ma è quello che hanno presentato insieme alla camera. Perché? Perché quest'anno hanno presentato una GoPro modulare. Ora, prima di arrivare ai vari moduli che hanno presentato, vi dico ancora che l'audio della GoPro Hero 8 è decisamente migliorato. Hanno fatto un buon lavoro rispetto alle ultime GoPro e la differenza si nota. Ed è ottimo, perché in questo modo la puoi usare anche per vloggare. Sto testando l'audio della Hero 8 in questo momento. In zona interna c'è un po' di casino, c'è gente che parla. Puoi riprendere i decibel? Decibel 79, al limite del rumore fastidioso, perché c'è tanta gente che parla. Ok, quindi c'è un po' di casino qua dentro, non troppo e va bene, però giusto per farvi capire anche com'è l'isolamento della voce di una persona che sta parlando. Ci sono loro che stanno parlando di fianco a me, quindi vediamo anche qual è il risultato poi finale dell'audio. A livello video, già le vecchie GoPro comunque erano ottime, ora siamo in un ambiente abbastanza, non dico buio perché è abbastanza luminoso, però comunque giallino, non c'è una luce perfetta per fare delle riprese sostanzialmente. In ogni caso era un veloce test, possiamo provare anche a girare la camera e parlarle al contrario per vedere qual è poi l'effetto sull'audio finale, se cambia tanto, se ha senso. Laggiù ci sono un sacco di Skittles tra l'altro. Ah, e questo è il pop-up space di YouTube a Milano, che non è niente male, grazie YouTube per avermi invitato. Tra l'altro, se ancora non mi seguite su Instagram e volete avere contenuti tutti i giorni, sempre restare sempre aggiornati su quello che sto facendo, sui prodotti nuovi, sui video che arriveranno, seguitemi su Instagram a @EframLamesta, mi raccomando. Ma è a questo punto che entrano in gioco i moduli. I moduli che costano 79 euro l'uno. Fatemi fare un check perché erano 79 dollari, non vorrei che fossero saliti. Non ho trovato sul sito italiano i prezzi dei moduli, che in America costano 79 dollari l'uno, o meglio i primi due, il terzo di cui vi parlerò costa 40. Il primo supporto molto interessante è una sorta di case che vai a
a mettere attorno alla GoPro, che ti permette di avere un microfono integrato, direzionale, di qualità si suppone, l'entrata per il jack da 3,5 mm, due slit per attaccare il microfono, due cold shoe, e l'ingresso HDMI, tutto in un solo case. E questa cosa è fichissima. E in più, oltre a questo case, c'è anche un secondo schermetto che puoi attaccare sopra la camera per vedere che cosa stai riprendendo. Quindi una sorta di schermetto rialzabile che poi si può riabbassare. Quindi in sostanza uno schermetto per il vlogging. E in più, che costa invece un pochino meno, mi pare sia intorno ai 40, un piccolo leddino che puoi attaccare dall'altro lato. Se da un lato attacchi il microfono, puoi attaccarlo, ecco, dall'altro lato su questo case che ti danno, per illuminarti. Molto utile anche questo, è interessante. Tutti questi moduli saranno disponibili per il preordine a dicembre, e quindi saranno poi spediti, immagino, da gennaio o fine dicembre comunque. Quindi purtroppo ci vorrà ancora un pochino di tempo per provarli. Ma se davvero questi tre moduli funzionano come devono funzionare, e se la GoPro tira fuori un'ottima qualità, cosa che GoPro ha sempre fatto, potrebbe essere davvero davvero molto interessante. Perché ti puoi portare dietro una camera che ti sta effettivamente in tasca e usarla normalmente, usarla in situazioni estreme, in qualsiasi caso. E in più nello zaino ti tieni il piccolo modulino con magari un mini trepiedino, e quando ti serve vloggare tiri fuori, attacchi e parti a vloggare come vloggeresti con una camera grossa, ma tirando fuori un prodotto comunque di qualità, sicuramente migliore ad esempio dell'Osmo Pocket o di qualsiasi altra action cam. Cioè, la cosa interessante che ha fatto GoPro è rendere la GoPro modulare in modo da permetterti di sfruttarla sulle diverse esigenze che le persone hanno. E finalmente potremmo in teoria avere una camera che tira fuori un'ottima qualità a livello video, ma che ha anche un buon audio, che potrebbe essere molto interessante da usare in campo vlogging. Ultimamente nei video vi lascio sempre in descrizione il video di Yaki Dale, ma Yaki è andato a provarla a Parigi, ha già fatto un video interamente girato con la GoPro, quindi se volete andare a vederlo lo trovate qua sotto. Non l'ha fatto con i vari moduli perché non sono ancora disponibili, però io sono curioso di provarla con tutti i moduli. Avete già visto ovviamente qualcosa anche all'interno di questo video per quanto riguarda riprese fatte con la camera. Secondo me è molto molto interessante, e anche solo il fatto che il microfono è stato migliorato anche in questa camera effettivamente senza i moduli è già comunque un passo avanti. Quindi brava GoPro. Secondo me l'avesse fatto l'anno scorso sarebbe stato molto più potente. La cosa, sono arrivati un po' in ritardo, però va bene così, nel senso che hanno comunque tirato fuori un buon prodotto che ipoteticamente potrebbe essere davvero una svolta per chi fa vlog in giro o per chi ha bisogno di fare vlog ma non sempre. Tipo io quando vado in giro mi porto magari l'Osmo, o in questo caso registrerei con l'iPhone perché ho bisogno di qualcosa di più compatto per non girare sempre con una camera gigante, visto che il mio obiettivo principale non è fare vlog ma è magari raccontarvi un'esperienza in viaggio. Per cui sono molto molto interessato, vi terrò aggiornati e sono veramente curioso di poter provare i vari moduli e dirvi che cosa ne penso. Seguitemi su Instagram a @EfremLamesta, mi raccomando. Bene, noi ci vediamo come al solito il martedì e il venerdì alle 13, sempre qua su Efrem's Tube. Vabbè, però se devi vloggare non è sbagliato. Sai cosa? Lo schermo davanti sarebbe stato fondamentale, però. Non trovi? Col case? Ma...